Buongiorno, sono Antonella Bianchi, sono la proprietaria dell'azienda agricola Dosso Pallavicino a Cicognolo in provincia di Cremona, proprietaria insieme a mio fratello Amedeo Bianchi. L'azienda è un'azienda che mio papà Umberto aveva acquistato nel 1963, poi sono passate le varie gestioni e ad oggi, dal 2015, ho raccolto il testimone passato da mio papà per la gestione diretta dell'azienda. Dal punto di vista operativo è presente però la famiglia Civettini, vive in azienda. Massimo Civettini è il capostalla, poi c'è il papà Cesare e la Katia, la sorella, che è responsabile della parte della vitellaia. Lavoriamo in totale 240 ettari, suddivisi in 120 ettari a corpo unico di proprietà e altri 120 ettari prossimamente in affitto a 10 km circa dall'azienda all'interno del Parco dell'Olio, di proprietà di mio fratello. Produciamo silo mais e pastone in autosufficienza, frumento in purezza, frumento miscuglio, erba medica e una piccola parte di soia. Inoltre abbiamo inserito da 2-3 anni anche il sorgo per alimentare le manze. Mungiamo 500 vacche attualmente con una produzione di 38 kg di media e conferiamo il latte alla cooperativa La Motta di Rodigo in provincia di Mantova. Produciamo grana padano. Seguiamo un disciplinare interno del caseificio con una razione senza insilati ad esclusione del silo mais e del pastone. Per la gestione alimentare mi sono appoggiata all'azienda Tecnozoo che ci segue dal 2014. In azienda siamo seguiti dallo staff composto dal dottor Boldrin Pierantonio, dal dottor Marcato Giovanni e dall'assistenza di Molinari Giampiero per tutta la parte tecnica. Buongiorno, sono Pierantonio Boldrin, sono un medico veterinario responsabile del servizio tecnico vacche da latte di Tecnozoo e collaboro assieme ai miei colleghi d'azienda, il dottor Marcato Giovanni e Giampiero Molinari, nell'azienda Dosso Pallavicino. Poniamo particolare attenzione sotto il profilo gestionale per quanto riguarda ovviamente tutta la questione preventiva da un punto di vista sanitario e quindi sia per quanto riguarda le patologie infettive che seguono più specificamente i colleghi e per quanto riguarda invece le patologie di tipo metabolico, dalle chetosi ad altre questioni legate alle problematiche soprattutto che origine in transizione, in collaborazione con la nostra parte più specifica di tipo nutrizionale ambientale. Da questo punto di vista abbiamo colto delle ottime soddisfazioni nei miglioramenti avuti puntando soprattutto a una gestione particolare della fase della transizione, sia da un punto di vista logistico, adattando via via che l'azienda modificava anche le sue dimensioni numeriche. Siamo passati da circa 400 vacche iniziali alle 600 di oggi, per quanto riguarda la mandia in produzione e gli spazi ovviamente della transizione sono stati per quanto possibile adattati di conseguenza, con un ultimo, come vedete alle mie spalle, un ampliamento in paddock esterno in terra per favorire proprio un minor affollamento dell'area parto in particolare. Mi chiamo Giovanni Marcato, sono un agronomo, lavoro per Tecnozoo e per Tecnozoo seguo questa azienda dal 2014. Quando siamo arrivati l'azienda faceva impiego di nuclei per l'alimentazione del bestiame. In seguito abbiamo preferito gestire l'alimentazione usando tutte materie prime. Abbiamo ottenuto dei risultati innanzitutto da un punto di vista di dimensione della mandria. Siamo cresciuti parecchio con le vacche, da circa 400 vacche siamo arrivati a 600 vacche e questo oggi è un limite per le strutture aziendali. Dal punto di vista produttivo abbiamo fatto dei grandi passi in avanti, siamo passati dai circa 28-29 kg di latte agli attuali 38 kg circa di media, con un'ottima qualità. In particolare per soddisfare i fabbisogni vitaminico-minerali utilizziamo la Disal 500 US. Per l'asciutta usiamo il premio Close Up MG. In caso di problemi particolari, in particolari momenti dell'anno, utilizziamo l'Agecon 4 e il Summer 300.